cazzo. Emilio Del Bono, sindaco di Brescia. Sindaco, il comune di Brescia viene raccontato tra le buone pratiche di ecosistema urbano. In che cosa consiste il progetto del recupero urbanistico oltre la strada? Beh, intanto permettetemi di ringraziare Lega Ambiente che ogni anno offre attraverso questo report agli amministratori locali anche la misura della coerenza di un percorso che per quel che riguarda la nostra città di Brescia è partito con un grave, diciamo, gravi handicap e che negli ultimi anni, grazie a una politica più determinata in direzione ambientale, ci sta aiutando a risalire rapidamente le classifiche. Non contano solo quelle, ma aiuta anche la popolazione ad avere consapevolezza che se si fa un buon lavoro anche i risultati possono arrivare. Il progetto Lettera alla Strada è un progetto molto ambizioso, molto impegnativo, riguarda un asse stradale e tre quartieri che va verso ovest della città, una zona ampiamente deindustrializzata dove delle industrie di varia natura hanno lasciato il terreno, di cui una chimica che è nota purtroppo in Italia, la Caffaro. E il progetto Lettera alla Strada cerca di ricucire dal punto di vista ambientale, dal punto di vista della riqualificazione, della rigenerazione urbana intere questa zona della città, introducendo anche delle funzioni essenziali molto importanti. Nascerà un nuovo museo, il Museo dell'Industria del Lavoro, nascerà un nuovo teatro, sia un teatro per bambini sia un teatro per adulti di 400 posti più 200 posti, cioè due grandi sale, più altri interventi di natura sociale, cioè è una zona ad alta densità di immigrazione, quindi ci sono molti progetti di inclusione, molti progetti finalizzati alla lotta contro il disagio adulto e anche al recupero della parte più adolescenziale e giovane della popolazione.